pomeriggio a tutti, io sono Antonio Nobili, come già detto. Ci tengo a sottolineare che la nostra organizzazione è un'organizzazione apartitica, ma logicamente non apolitica. Se noi stasera siamo qua è perché da due consiglieri della minoranza, Dorazio e Baglioni, c'è stato un interessamento per capire se i cittadini, quindi i consumatori, potevano essere tutelati per quello che sta succedendo. Noi abbiamo vagliato delle situazioni prima di venire e sicuramente c'è l'opportunità di essere tutelati. Perché? Perché sicuramente c'è un'amministrazione che ha mancato a dir poco alle cose più basilari ed elementari, quella dell'igiene, quella della fornitura dell'acqua potabile, che sono cose non da poco conto, insomma. Che poi problemi ce ne siano in tutte le amministrazioni, ci mancherebbe, però una mala gestione e un manifestismo, da come sembra evidenziato, sia stato totalitario e ha portato problemi enormi alle famiglie, ai cittadini e alle imprese e alle attività commerciali. Questo credo che la Confo Consumatori sia in prima linea per difendere e tutelare questi soggetti che ho appena detto. Noi già abbiamo avuto decine e decine di adesioni. Perché? Perché nel nostro piccolo, nella provincia di Trento, siamo ramificati e cerchiamo di essere vicini alla gente con tutti i tipi di problematiche che ognuno di noi ha. Questa è una delle problematiche sicuramente più grandi. Perché? Perché tocca con le mani la grande difficoltà di un cittadino, di un utente che da oggi a domani si vede avere non più la fornitura dell'acqua a casa. Io non mi è mai capitato, ma credetemi, in altre situazioni dove è capitato, non è la prima volta, beh, veramente è una cosa vergognosa. Poi leggere sui giornali l'intervento dei pompieri che hanno portato acqua, è veramente apportato, secondo me, questo comune, che io ritengo comunque un comune importante della provincia di Trento, che negli ultimi anni ha fatto una crescita enorme, questo è per quello che io voglio sempre seguire, quindi l'ha portato in un botto a andare a 30 anni, 40 anni, immaginiamo nella provincia di Viterbo che si legga, la gente che legga queste cose, cioè neanche a livello di terzo mondo si può dire questa, cioè scusate se il sogghigno, ma è una cosa assurda. Quindi noi, per essere chiari, come possiamo fare per affrontare, difendere e tutelare le stanze? Allora, c'è l'opportunità di avere un risarcimento danni per i danni subiti e stupendi, cioè quelli che già hanno fatto e quelli, mi auguro, che non avvengano da qui al futuro. Perché? Perché la fornitura è un diritto sacrosanto. La mancanza dell'acqua potabile, da un punto di vista igienico-sanitario, si rischia anche la denuncia penale nei confronti di amministrazioni o società che gestiscono questo tipo di servizio. Perché? Perché, come ho detto, è basilare, lo sappiamo tutti quanti. Oggi noi abbiamo avuto il conforto dei nostri legali di Roma, che verranno mercoledì a supportare i consiglieri e i cittadini che si vogliono rivolgere a noi nella nostra sede a Viterbo, a Piazzale Gramsci numero 10, di fronte a Porta Fiorentina. Questo perché si possono fare due scelte: o una class action collettiva, tra virgolette, anche se in Italia ancora la class action è una cosa un po' lontana, perché tanti ne parlano, ma credetemi, poco si può fare. Perché? A livello di enti comunali, statali o parastatali, ancora non c'è l'ok da parte del governo di poter applicare una class action, però da un punto di vista giurisprudenziale si possono fare dei ricorsi cosiddetti collettivi, e in questo caso si può fare un ricorso collettivo perché tutti quanti hanno avuto lo stesso problema e le stesse problematiche. Poi, se ci sono stati dei casi ancora più gravi, beh, questi a persona o a famiglia o a seconda dell'attività che uno ha avuto più o meno danni, tramite i nostri legali si può capire, ragionare e raggiungere degli obiettivi. È certa una cosa: se si è uniti si riesce a superare il problema. È certa una cosa che comunque ogni cittadino ha diritto e avrà diritto a un risarcimento danni, ma non perché lo dice la Confo Consumatori, perché lo dice la legge e lo dicono altre sentenze in Italia. Quindi non è che noi siamo i bravi della situazione, siamo un'organizzazione seria e coerente che ci mettiamo la faccia laddove siamo sicuri di portare a casa la risoluzione del problema. È normale che qualsiasi somma si potrà poi raggiungere, è poca cosa confronto allo sconforto e ai problemi che ogni cittadino ha subito, e noi di questo ne siamo molto dispiaciuti. Quindi, per far sì che ci sia da parte nostra
una rappresentatività concreta per i problemi, come ho detto prima, familiari dei soggetti, automaticamente bisognerà firmare delle deleghe legali, perché non è che si fa a parole, di fare un'istanza legale immediatamente, con lettiva, con tutti i soggetti che ci avranno portato la delega firmata. Poi tramite magari Raffaele o un nuovo presidente uffici o Baglioni, automaticamente si daranno da fare affinché venga firmata questa delega, perché altrimenti non si può presentare in nessun tipo di stanza. Potremmo dire belle parole in difesa e tutela, ma poi poco potremmo fare. I tempi anche in questo caso non sono lunghissimi, perché quando ci sono delle priorità, e questo bene comune è una delle priorità assolute nel campo nazionale, quindi sicuramente nell'arco dell'anno, se noi partiamo, esempio pratico, a luglio, avremo già delle risposte concrete. È certo che, come tutte le cose, bisogna fare delle battaglie, bisognerà fare delle presenze, bisogna dare continuità all'azione, perché io, parlando anche con dei vostri rappresentanti, non so, politici, ho detto che l'Italia siamo un po' strani. Al momento che abbiamo il problema, ammasseremo tutti. Dopo una settimana ci dimentichiamo. Non, io mi auguro che non sia questo il caso. Io, scusate la mia franchezza, però io sono venuto perché questo è il mio ruolo e questa è la mia volontà. Però mi raccomando, ai presenti, ci tengo a dire che è un fatto di volontà, perché se poi si abbandonano le cose, si lascia il tempo che trova. Quindi noi veniamo, gli avvocati verranno, però di fatto non avremo avuto giustizia né per noi né per il futuro, perché poi io mi auguro che questo tipo di problemi non si verifichino più, come il fatto del nuovo pozzo che ancora non si sa se l'ASL gli ha dato la potabilità o no. Io credo che amministrare, come ho detto prima, non sia facile, ma su questi problemi insomma non si può non pensare in un periodo così torrido dopo dell'anno che possa venire a mancare l'acqua, lungi, cioè poi c'è anche il problema dell'arsenico. Noi per quanto concerne l'arsenico stiamo dando da fare, stiamo mettendo in piedi alcune cause. Il problema dell'arsenico è comunque un problema che coglie tutte le province, i comuni della provincia di Viterbo. Questo qui è un problema un po' più ostico, perché al di là di quello che dicono, che a fine anno la comunità europea non darà più il 20% milligrammi litro, ma bisognerà riportarsi alla legge nazionale del 10 milligrammi litro, io credo che a monte ci sia quel grosso problema che vogliono privatizzare l'acqua, perché il problema dell'arsenico, come noi sappiamo, in quanto i sindaci sono i responsabili comunali sanitari, sono i primi a dover prendersi delle denunce qualora questo elemento crei disagi o malattie ai soggetti. Quindi è tutto dire, loro fanno questa bella letterina, guarda, cioè, vi mandano anche, non so se qui è uguale, la bolletta a casa, hanno scritto guardate che non si bere perché l'acqua non è potabile perché c'è l'arsenico, e la cosa assurda è che ci fanno pagare l'acqua. Quindi questa è un'altra battaglia che stiamo portando avanti, è veramente vergognoso, veramente io credo che pochi paesi al mondo come l'Italia stanno facendo un abuso di potere come questa situazione, perché non si può dire al cittadino paghi il doppio dell'acqua però non la può usare perché è velenosa. Pazzia pura, pure sta succedendo questo a Vitorchiano come in altri paesi della provincia di Viterbo, come in altri paesi dell'Italia, e qui pure se non c'è la Corte Costituzionale a intervenire, sono stati fatti dei ricorsi, sarà comunque non semplice superare questo problema. Quindi ricapitolando, dobbiamo firmare questo mandato per poter essere rappresentati, perché se no, altrimenti non possiamo rappresentarvi, anche se vorremmo, però poi si deve fare una causa, perché per chiedere risarcimenti danni ci vuole un giudice che accolga le nostre istanze e ci vuole quella documentazione che sicuramente in questo caso non mancherà. Mercoledì verranno i nostri legali e quindi da lì inseriamo questa procedura. Se noi siamo volonterosi, entro luglio cominceremo già a presentare le istanze. Poi l'ultima cosa, noi siamo gli unici in Italia che abbiamo vinto il ricorso per le acque reflue, le famose acque nere, perché io il sottoscritto ho avuto liquidati dalla Talete 1113 euro con le spese legali annesse, perché abbiamo fatto anche in questo caso una causa, perché tutti i comuni all'80% d'Italia, essi comuni che gestiscono l'acqua o società che gestiscono le acque reflue, per il 99% non sono in regola, perché non basta avere il depuratore, ma bisogna avere le certificazioni ASL che depura, bisogna che il depuratore funzioni, eccetera, 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 eccetera. Noi anche nel comune di Vitorchiano abbiamo fatto queste richieste, ma
ancora oggi non c'è stata risposta. Quindi anche in questo caso, tramite la nostra associazione, si possono richiedere dei soldi che partono dal 2002 al 2008. Questo per effetto di legge, perché la Corte Costituzionale nel 2009 ha sentenziato che, essendo un servizio e non una tassa, quello che ci mettevano sulla bolletta, automaticamente, se il servizio non c'è, deve essere rimborsato. Quindi anche qui vi prego di organizzarvi affinché la media poi sono dai 400 alle 850 euro a famiglia. Anche qui ci dobbiamo da fare per recuperare i soldi, perché se no siamo così, ce la mettiamo. Poi se riesce a prendere qualche cosa e magari non ci va, non si sa perché, o per sgrumolo, o perché non mi va di mettermi contro il comune, o perché non mi va di mettere perché conosco l'assessore, basta, perché se no noi consumatori saremo sempre più massacrati. Quindi io mi auguro che questo mio breve intervento possa aver dato un po' di chiarezza a come poter affrontare questo problema. Poi siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore domanda e qualsiasi ulteriore spiegazione tecnica. Quindi, allora, bisogna fare questa causa di richiesta di danno risarcitorio di due posizioni, una penale e una civile. Perché quando viene a mancare l'acqua potabile e non c'è giustificato motivo, al di là del problema tecnico, non è il problema tecnico, lo devono risolvere chi a monte gestisce, automaticamente si rasenta anche il penale. E su questo noi vorremmo andare avanti, sempre che da parte dei cittadini e dei consumatori ci sia la volontà di continuare e non l'arrabbiatura dell'attimo. Io ci tengo a sottolineare questa cosa, mi manca anche poco simpatico, però noi siamo fatti così. E agli amici gli avevo detto che poi poi ci dimentichiamo. E non è giusto, perché oggi non è giusto che i cittadini vengano defraudati del diritto, perché poi tanti beni arriveranno le bollette dove pagarle. Cioè non è che questo fatto è esime il comune a non mandare le bollette, assolutamente no, però anche in questo caso noi potremmo valutare se pagare le bollette o no, oppure creare una sorta di risarcimento direttamente per compensazione sulle bollette. Grazie. La nostra associazione, per chi vuole associarsi, ha un costo di 10 euro mensili, però in questo particolare caso, perché poi noi pure cerchiamo di essere vicini agli utenti, ai consumatori, si è concordato un prezzo annuale di 25 euro. Questo però perché? Perché ci può permettere di avere i nostri legali a disposizione, di dover poi perseguire e proseguire negli obiettivi legali, con una spesa massima di 25 euro per tutta la spesa legale che ne comporterà. Quindi che cosa vuol dire? Che con un massimo di 50 euro una persona sarà tutelata dall'inizio alla fine, per quanto concerne tutto questo tipo di attività. E credetemi, insomma, è una somma veramente irrisoria per quanto concerne le azioni legali di questa portata, al di là della volontà politica nostra di venire incontro su giustamente richieste ai cittadini e ai consumatori del costo tessera annuale, perché noi pure siamo organizzazioni che per andare avanti e mantenerci dobbiamo comunque avere delle spese cosiddette strutturali. Quindi però al di là dei costi, come ho detto, sono minimali, l'importante è che poi ci sia un'adesione, perché è ovvio che se ci sono 10 persone è una cosa, se ce ne sono 50 è un'altra. Voglio dire, noi siamo poi quell'organizzazione disponibile a venire a manifestare a favore dei cittadini qualora ce ne sia la necessità, e anche in questo caso mi sembra che poi la necessità un po' alla volta comincia a divenire una cosa importante. Quindi su questo specifico problema io ci tengo a ripetermi, nel senso che se non firmiamo questo mandato e non siamo rappresentati alla Coppa Consumatori, noi abbiamo le mani legate, ma non perché non vogliamo farlo. Noi potremmo scrivere anche decine di articoli sul giornale, però siamo abituati a raggiungere degli obiettivi. Come ha detto prima la dottoressa, per quanto riguarda la telefonia, eccetera, 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 come tanti altri problemi, noi siamo in prima linea, e quindi chi fa prevenzione e riesce a muoversi in una determinata maniera sicuramente ha meno problemi di chi, preso da tanti problemi, da tante situazioni, magari si dimentica che bisogna sempre prevenire per evitare. Quindi questo che noi facciamo oggi è comunque una prevenzione che facciamo a tutti i cittadini, perché così facendo preveniamo anche un domani che
qualunque siano le amministrazioni future, qualunque siano i responsabili, sanno che non si gioca con i cittadini di Vitorchiano. Non so se viene chiamato Vitorchianismo di Vitorchianesi. Quindi voglio dire, anche per dare un segno concreto e tangibile della volontà popolare della gente, perché se no, altrimenti, se non ci date l'opportunità di essere rappresentati, quindi di creare delle linee di difesa e tutela dei cittadini, rimane tutto un po' così. Poi comunque noi le nostre battaglie le portiamo avanti, al di là delle adesioni o no, perché il diritto sacrosanto alla salute del cittadino è uno dei nostri cardini della Conf consumatori. Come noi ci abbiamo mandato le lettere al comune, come faremo degli articoli in difesa e tutela, che questo fa parte però poi dell'apparato cosiddetto politico, che si può dire parlare bene o meno bene di certe situazioni, però per essere incisivi e far sì che vengano debellate queste situazioni, perché veramente nel 2012 parlare di carenza d'acqua a Vitorchiano è stata una cosa, tanti colleghi mi hanno chiamato, ma che succede da Roma, da tante province, per manca l'acqua, perché poi non sembra, ma la stampa viene letta, e c'è manca l'acqua, gli ho detto, andremo a verificare che cosa è successo, però è veramente una cosa insomma che bisogna dare una risposta forte, una risposta concreta, una risposta vera e delle certezze quando si affrontano questi problemi. Noi, come vi ho detto, certezze legali ne abbiamo, certezze in riferimento a già sentenze fatte ci sono, ci vuole soltanto la volontà del cittadino, del consumatore e in questo caso anche di chi sta in opposizione a poter proseguire questa istanza. Poi, per quanto riguarda l'economia, non è un problema, però vogliono tutti i sistemi, perché noi vogliamo trovare il modo e il metodo affinché poi anche tutti i cittadini abbiano gratuitamente tutte queste cose anche da un punto di vista legale. Ad oggi ancora non è possibile, ma se la strada cambia a favore delle associazioni che tutelano i consumatori, che come la nostra, che stiamo sempre in piena linea, quindi magari la regione e qualcun altro si accorgano che non tutti sono uguali, ma noi veramente, credetemi, siamo in prima linea. Siamo gli unici in Italia, voglio ribadire, che abbiamo vinto una causa per la deputazione, e non è poco, credetemi, cioè non è poco, ce ne sono l'unico, molto pochi soggetti in Italia, forse due o tre, che sono stato risarcito per le acque reflue. Talevi mi ha fatto ricorso ancora, ma non ci interessa, abbiamo sancito il principio, quindi su una cosa che dice, perché oggi il diritto al cittadino, il diritto sta finendo per il cittadino, noi oggi qualsiasi cosa dobbiamo fare per tutelarci diventa un dramma. Cioè diventa un dramma, quindi se laddove abbiamo ragione al 1000%, come in questo caso, non ci tuteliamo, non siamo incisivi, sarà tutto sempre un po' più difficile, credetemi. Oggi il problema è vero che è il lavoro, però se noi andiamo a guardare oggi lo stipendio è poco, perché per tutto quello che ci tocca, fra energia, gas, acqua, quello e quell'altro, cioè ci stanno massacrando. Cioè, quindi la cosa vergognosa è ancora una volta dover pagare delle bollette quando non mi dà l'acqua, la cosa vergognosa è dover pagare delle bollette quando non mi fa bere l'arsenico, la cosa vergognosa è pagare i servizi che non mi dai, quindi c'è un gran caos in Italia. Però io sono sicuro che laddove c'è la volontà di base e la volontà delle associazioni e la volontà dei politici, perché io i politici credo che non siano tutti uguali, c'è differenza e differenza tra persone e persone, e quindi lo stesso Ciancolini ha dato atto e merito. E quindi è una delle poche volte che mi capita di vedere una situazione del genere dove comunque si prendono le distanze laddove magari io stavo ieri insieme, e questo è un atto di dignità, se mi è concesso, e di concreta volontà di stare vicino alla gente e di aiutarla. Grazie.